Grande successo per Aprilia, la prima gara del mondiale di Superbike a Phillip Island in Australia. Siamo qui in compagnia di Eugene Laverty e insieme a Sylvain Ghintoli, primo e secondo posto. Allora, inizierei subito con Eugene. Eugene, what about your win in Phillip Island in Australia? Are you satisfied about your results? Yeah, the flight home was quite good because after two races, a second position and a first, I couldn't ask for a much better start to the season and I hope to continue in this way. Infatti, è stato un bel ritorno a casa in aereo perché con un primo e un secondo posto non era difficile pensare a qualcosa di meglio, ma la cosa importante è che spera di continuare su questa strada. What are the main opponents to beat in this season? One is standing right beside me. The other, I think, is Marco Melandri. We've seen in Phillip Island how strong Marco was, and there's going to be other riders as well, even Tom Sykes, so we can't rule anybody out. Okay, do you like Rome? Yeah, I like Rome. I haven't visited here so many times. I've only been to Vallelonga and now to here to visit the show, so I want to return sometime and have a look around. Do you like this show? The show, yeah, it's very good. It's my first time here. And it's nice to see all the new abilities as well. Thank you, Eugene. Ok, Sylvain, con te posso parlare tranquillamente in italiano, mi hanno detto. Sei soddisfatto di questa moto? Tu hai preso il posto di Max Biaggi in Aprilia, come ti trovi? È performante? No, subito così mi trovo molto bene con la moto, anche con la squadra. È una moto veramente bellissima. Adesso subito così è un po' una sorpresa di vincere la prima gara. Ma la squadra è veramente una grande squadra, per me è una squadra ottima e questo fa una differenza importante. Si lavora meglio, quindi ti trovi bene con Eugene, siete una bella squadra insomma. Sì, sì, anche con Eugene c'è anche un'atmosfera, no, dentro la squadra che è molto buona, molto positiva, con competizione dentro la squadra anche, e questo è molto buono per noi. La prossima gara è in aprile ad Aragon in Spagna. Cosa farai nel frattempo? Pardon, I didn't understand. Your next race is in Spain, in Aragon, in April. What are you going to do in the meantime? Boh, adesso faccio un po' di rilassazione a casa con la famiglia. E ci vuole anche relax. Sì, relax e come si dice, allenamento. Allenamento? Sì. Okay. Sempre. Come ti alleni? Io sempre con la bici, mi piace la bici. E vedi, questo è il salone anche della bici, se vuoi puoi fare un giro, vedi tantissime belle bici. Eh sì, subito, andavo subito dopo. Subito, subito. Sì, sì. Grazie mille, grazie.